Ciao mister. Ciao. Era un primo tempo che aveva lasciato sperare a qualcosa di più, poi come martedì un po' nel secondo tempo la squadra è calata tanto e i cambi non hanno sortito l'effetto sperato per un risultato probabilmente giusto e che un po' adesso vi mette un no, po'... giusto sull'1-0 no, giusto sullo... che questa è una partita da pareggio. Però loro nel secondo tempo non... Sì, mi dici, parla le tiri che hanno fatto in porta. No, però li hanno messo lì, insomma. Sì, allora noi il primo tempo non abbiamo passato alla metà campo. Abbiamo avuto una palla con Rauti e con tre davanti alla porta. Cioè, dai. Vabbè, no, beh, comunque io... abbiamo perso, quindi la colpa è nostra. No, beh, ma non è che colpa è una questione... Insomma, colpa... il calo fra il primo e il secondo tempo è stato evidente. Loro sono cresciuti tanto, li hanno messo lì. Stai parlando di una squadra che deve lottare per la Serie A? Sì, no, no. Un tiro in porta. E... vi mette in una situazione adesso un po' più complicata, soprattutto anche per l'ultima striscia di risultati che avete avuto. Certo, dopo quattro partite fai un punto, è normale che tutto il buono che avevi te lo sei mangiato. Io credo che oggi la squadra ha fatto il più bel primo tempo da quando sono qua in questo momento. Bella, aggressiva, seconde palle. Poi non capisco il secondo tempo, quando ci sono i cambi noi caliamo. E quindi questo è un problema che dovremo risolvere. Dovremo risolvere, dovremo guardarci dentro, dovremo capire se quello che non riescono a recepire è colpa dell'allenatore o è colpa di loro. Sia martedì che oggi il cambio di Peters, che sembra magari un po' in difficoltà fisica, poi dopo però quando esce toglie quella fisicità che poi chi entra magari non è in grado di sostenere. E soprattutto l'involuzione dei due esterni, che sono un po' anche di Mercai, insomma, che quando entra danno poco, come te la spieghi? Cioè, una cosa, se in principio di stagione, dopo dei primi tempi un po' incerti o magari con qualche difficoltà, i cambi davano là all'ottenimento di risultati importanti, adesso cioè, la squadra si è involuta soprattutto quando... Quando fa il cambio. Quindi vuol dire, o è colpa dell'allenatore che non riesce a far recepire i messaggi, o è loro che non recepiscono. Queste sono le due cose ben chiare. Quindi, se prima eravamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, bene, evidentemente adesso c'è un problema, che quando devono entrare, devono dare qualcosa di più, non riescono a darlo. Vuoi anche per la loro inesperienza, perché chi entra è tutti i giocatori esordienti della Serie B. Vuoi perché forse non recepiscono, e quindi qui bisogna capire bene la situazione. Situazione adesso che è una classica della Serie B, dove dopo quattro partite hai fatto un punto, hai mangiato tutto il tuo bonus, adesso ti devi ritirare su le maniche e capire che se prima volevi essere bellino, adesso devi essere brutto e portare a casa i punti. Mister, buonasera. Per quanto riguarda, tu dici un punto nelle ultime quattro partite, però una striscia è ancora più lunga, una striscia diciamo negativa, no? Perché ci sono le tre sconfitte consecutive. Sono quelle, eh? Ok. Sono quattro. Sono sì, partiamo dalle due sconfitte, poi ci sono state due vittorie, poi allora, tre sconfitte, il pareggio e ancora una sconfitta. Cioè, le due vittorie sono state mitigate dalle due sconfitte. Sì, sì, quello l'ho capito, però volevo dire appunto che la... Uno su quattro, un punto su quattro partite. Ok, mister... Sì, sì. Come ti spieghi questo periodo? E poi una domanda anche se antipatica te la devo fare, ti senti in questo momento messo in discussione? Ma se fosse il problema io, credo che se la società ha questi dubbi, che mi mandi a casa stasera, cioè non ho problema, cioè, non mi sento, non ho problema che la società, se ritiene che l'allenatore sia un problema, che mi venga comunicato questo, non è un problema. Cioè, in discussione io ci sono dal primo giorno, anche l'anno scorso io ero in discussione, per come la vedo io. Poi, se la società ritiene che io non sono più adatto a questo, me lo venga a comunicare, che lo comunichi al mio staff e poi fa parte del calcio. Assolutamente sì. E quindi no, sono molto tranquillo. Io so di aver dato tutto l'anno scorso e quest'anno sto dando ancora di più dell'anno scorso. Poi, in un momento particolare, sì. E quindi, se adesso andiamo a ricercare il colpevole, se volete che il colpevole sia io, ben venga. Benvenga, se per il bene del suo Tirol, se stasera mi comunico di stare a casa, lo accetto volentieri e farò il tifo per il suo Tirol. Questa era la seconda domanda. La prima era
La domanda che ti ho fatto è: come ti spieghi questo periodo? Perché tu hai detto prima, se è colpa mia, se è colpa dei giocatori, insomma, però ci sarà una traccia sulla quale stai lavorando. Chiaramente io il primo tempo ne vorrei fare tutte le partite come il primo tempo. Io vorrei fare tutte le partite come il primo tempo. Certo, non solo un tempo, ma 90 minuti. E da chi determino? Chiaramente da chi entra. Non posso fare 90 minuti con i soliti 10, perché è un dispendio di energie importanti. Io vorrei gente come Taite, vorrei gente come Masiella, vorrei gente come Poluzzi. Io vorrei gente questi. E poi me ne dimenticano tanti. Ma non puoi pensare di fare il campionato con 8-9 giocatori. Se tutti non ci mettiamo in discussione, e allora se il problema divento io, la società, per il bene del suo, siamo ancora salvi, mi comunica che io non riesco più in questo momento a dare qualcosa. Benissimo. Poi, se io non sono il problema, bisogna che ognuno di dentro, dei giocatori, e sanno chi sono, devono saperlo, si guardino dentro e bisogna tirare fuori cuore. Ma se io capisco che sono il problema, con Paolo farò due chiacchiere adesso e va bene. Se io sono il problema, va bene. Alex. Dopo il gol non è che c'è stata una propria reazione. All'inizio della stagione invece spesso avete reagito forte, no? Dopo un all'inizio ti rispondo, perché con tutto rispetto l'ho fatto per 11 anni. Le prime partite sono completamente diverse da adesso. Ora ogni squadra non ti lascia un metro. All'inizio tutti giocano aperti e quindi noi abbiamo messo tanti punti in cascina. Ora, appena arriva la palla ai nostri esterni, c'è un raddoppio. E quindi bisogna saper giocare anche in determinate situazioni. E in questo momento lo facciamo per un tempo, poi per il secondo tempo alterniamo. Manca un problema di condizioni fisiche o solo no, una, perché arriviamo fino no, non c'è un giocatore, che c'è, non c'è, più non c'è un giocatore di quei 8 che giocano sempre che ha i crampi. Guardate Masiera, guardate Tai, guardate Casirani, guardate Cuomo, guardate questi. Sono quelli che giocano meno, che forse non sono stato in grado io di dargli qualcosa. E quindi ripeto, bisogna analizzarsi dentro. Io mi analizzo tutti i giorni. Credo che siamo dove dovevamo essere, credo che siamo dove dovevamo essere. Poi ripeto, se io sono il problema, ben venga il cambio di allenatore. E il cambio di Peters, come lo... Cioè, se non l'avessi cambiato e avremmo perso, mi avete detto perché non l'avrei cambiato. Sono sicuro che mi avreste detto così. No, ma comunque ha dato fisicità, no? Sì, ma dai, ragazzi, non è arrivata una palla in contrasto. Ha fatto fatica, poverino. Fatto fatica e ho messo dentro un giocatore che per noi era un giocatore importante, bro. Ho capito, ha dato poco, non è che ha dato poco, e quindi evidentemente ho sbagliato. È due volte che da poco, e fa come se fosse titolare. La posizione di Lunetta è stata un po' da terzino aggiunto, è stata una scelta tua di sacrificarlo, o è stato lui che ha avuto difficoltà a proporsi? Ha trovato un giocatore che aveva molta più fisicità di lui, molto più passo di lui, quindi ha dovuto essere giocare basso. Dall'altra parte, strano che Casiraghi invece non ha giocato basso, erano due giocatori uguali. Quindi, però Lunetta, finché ha retto il fisico, ha fatto una buona partita. Quando poi il secondo tempo è calato, anche lui vistosamente... È successo anche martedì la stessa cosa, sì. Arretramento suo, che il primo tempo invece delle porte, però tutto sommato questa settimana, oggi non hanno tirato in porta, se non uno di punizione. Sì, sì, però Brescia ha vinto 3-1 oggi. C'è attenzione a valutare le partite. Chi? Noi? No, Brescia, sì, ma questo è un demerito nostro, però attenzione.